Abbiamo avuto un mese passato, il mese di gennaio, che dal punto di vista sia degli ossidi di azoto e da questa parte possiamo vedere dal punto di vista delle polveri sottili un livello mai visto, un livello altissimo. Notiamo ad esempio su questo che negli ultimi giorni del mese di gennaio abbiamo superato 4 volte la soglia di legge a livello di media giornaliera. Ricordiamo che l'OMS prescrive un livello non superiore a 50 microgrammi per metro cubo e qui siamo a 200, 211 il picco. Sappiamo poi che di notte è arrivato anche a sfiorare i 250. Per quanto riguarda invece gli ossidi di azoto, il livello prescritto è una media oraria, attenzione oraria, non più di un'ora a livelli che non superino i 200 microgrammi. Qua però vediamo che è stato superato. Qui vediamo un grafico sempre di gennaio, dall'1 al 31, medie giornaliere. La realtà però è che nello stesso giorno questo livello è stato superato più volte. Abbiamo già 12 sforamenti, quando l'Europa ce ne consente 18 in un intero anno. E qui invece solo in un mese abbiamo superato questi livelli. Quindi la situazione è molto grave perché ci mostra che siamo costantemente sopra livelli diciamo prescritti e gli interventi non si sono visti. Guardiamo anche, e qui finisco con la questione dei grafici, vediamo il grafico del mese di dicembre, dal 25 novembre fino al 25 dicembre abbiamo avuto costantemente livelli sopra i 50 microgrammi, quindi 30 giorni di seguito, 28 diciamo, costantemente sopra, tant'è che nell'anno 2015 abbiamo raggiunto 91 sforamenti. Ricordiamo che a livello di prescrizione europea sono consentiti invece un numero totale di 35, quindi assolutamente fuori legge. Il presidente dell'Agenzia Europea per l'Ambiente stima in 500.000 le morti premature in Europa. Di queste 400.000 sono attribuite all'inquinamento per le polveri sottili. Questi numeri in Italia sono 85.000 in totale di morti premature e 60.000 per l'esposizione alle PM10. Queste morti premature chiaramente sono in maggioranza in pianura padana, che è il territorio più inquinato d'Europa. Davide Corbetta è consigliere portavoce del Movimento 5 Stelle presso la Municipalità di Marghera. Il sindaco è responsabile della salute pubblica dei cittadini. Secondo lei, ma quali misure può prendere il sindaco per ridurre gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini? Può prendere delle misure? Beh, può prendere delle misure appunto in caso di emergenza del genere, come il Movimento 5 Stelle ha proposto di fare ancora in dicembre, perché in dicembre, dopo circa 19 giorni di sforamento dai limiti consentiti per legge, e per sforamento si intende il superare i 50 microgrammi di polveri sottili nella media giornaliera per metro cubo, noi abbiamo proposto con una mozione presentata in Consiglio di Municipalità come misura primaria il fermo, lo spegnimento temporaneo della centrale a carbone Enel Palladio. Siccome la centrale produce annualmente 50 tonnellate di polveri sottili e la riteniamo comunque uno dei principali responsabili della produzione di queste polveri, e unita ovviamente anche agli altri fattori quali il traffico, il riscaldamento a legna e via dicendo, però essendo una macchina diciamo così grande,
per abbassare le polveri sottili in maniera veloce abbiamo ritenuto opportuno presentare questa proposta che la maggioranza non ha approvato, ma che comunque resta una proposta che deve essere la prima in questo senso. Poi altre operazioni per quanto riguarda l'abbassamento, misure emergenziali ce ne sono sicuramente, dalla pulizia delle strade, che resta comunque una misura, diciamo, palliativa, per esempio anche allo spegnimento delle navi ormeggiate a Venezia, quando abbiamo navi da crociera che arrivano anche ad essere 7 quotidianamente accese 24 ore su 24. Se pensiamo che una nave produce inquinamento quanto 14.000 auto messe insieme, non so, elettrificare le banchine non sarebbe una brutta cosa dopo, senza tenere questi motori accesi che oltre a tutto non sono, non utilizzano carburanti puliti quanto usiamo noi con le autovetture. Ecco, le misure palliative per quel che ci riguarda sono il tenere la temperatura di casa a determinati regimi, nel senso che se la temperatura di casa la teniamo con riscaldamenti a gas, abbassare la temperatura di casa e quindi limitare il funzionamento delle caldaie a gas non produce un effetto di abbassamento delle polveri sottili, perché le caldaie a gas non producono polveri sottili. Producono altri inquinanti ma non le polveri sottili. Di conseguenza quello ci sembra un'operazione che non porti a risultati né tangibili né immediati. La nostra mozione, dopo non essere stata accettata, accolta insomma dalla maggioranza in municipalità, comunque è stata presentata tale quale in consiglio comunale, dove i nostri tre consiglieri hanno avuto vita dura, comunque provocatoriamente si sono presentati in consiglio comunale vestiti con tute bianche e mascherine proprio per cercare di attirare l'attenzione sulla vera emergenza che continua ad essere a tutt'oggi l'unica emergenza veramente importante nel nostro comune.